Ciao amiche, su Now me l'avete chiesto e io sto provando di esaudire tutte le richieste, ok? E la pedana vibrante è arrivata su Now, now.gilcooper.it, un'opportunità di vibrare insieme ed imparare al meglio come utilizzare questo portento, perché è un attrezzo pazzesco, non solo per drenare ma per allenarci e per aiutarci con gli esercizi della cellulite. Però, allora, magari tu non hai una pedana Styletics, io sto per partire spingendo start per farla partire, rispingo start, tutti quanti cominciate con la vostra pedana e vi chiedo a tutti quanti di, dipendendo quante velocità ha, questa c'ha 30 di velocità, di mettere un terzo della velocità che ti permette la tua pedana, ok? In questo caso questa c'ha 30, così sto vibrando a 10. Quando siamo su una pedana vibrante, la prima regola assoluta è gambe piegate, braccia piegate. Noi non dobbiamo mai sentire la vibrazione nella voce. Per esempio, senti la vibrazione nella voce, questo no, questo assolutamente no. Per questo adesso se apro, se faccio no. Qua giù sì, ok? Così potete fare. Quando senti che si sta vibrando nella voce, vuol dire sei nella zona dove non va bene. L'altra parte dove non devi vibrare è la vista, ok? Così non devi né sentire la vista che si balla, neanche la voce, perché questo vuol dire. Ti spiego perché. Perché il nostro scheletro amplifica la vibrazione, ok? Se io rimango dritta senza nessun tipo di piegamento lungo la catena cinetica, tramando la vibrazione sui tessuti, in particolare la scatola cranica, che non vogliamo. Invece se rimango piegata, le vibrazioni vengono assorbite a livello muscolare. E quello mi interessa, come, giusto? Ok, così, partenza, bello tranquillo, vibriamo bello tranquillo per riscaldarci e per anche rieducare le nostre microcircolo, il nostro capillare. Perché le dico questo? Che molti di voi mi vedete in televisione, vedete che sto vibrando, dice, pensa che soltanto, non voglio dire parole giocattolo, perché però potrebbe dare un'idea di una semplicità tale che si può vibrare a qualsiasi velocità. La risposta è no, non si può vibrare a qualsiasi velocità, specialmente se sei principiante, perché tua struttura devi abituarsi a queste vibrazioni. Così, la prima cosa che facciamo è capire la giusta vibrazione per la voce, ok? Di nuovo, proviamo, uno, due, tre. Se si comincia a vibrare la voce, no, va bene. Scendo giù, è pulito e va benissimo. Seconda cosa, potete anche chiudere le gambe, ok? E quando chiudo le gambe, la vibrazione si riducono. Quando allargo le gambe, specialmente sui basculanti, si intensifica. La differenza tra una pedana basculante e una pedana vibrante è che la basculante vedi proprio questo dondolio da destra a sinistra, ok? C'è proprio una scursione laterale della nostra pedana. Una pedana vibrante vibra dappertutto nello stesso modo, ok? Non puoi cambiare le vibrazioni l'intensità delle vibrazioni su una pedana vibrante classico, perché lui vibra dappertutto e solo esclusivamente in verticale, c'è un'escursione in verticale. Quelle super costose andavano da 3 mm a 6 mm e lo senti, la pedana vibrante puro, spesso e volentieri senti la contrazione soltanto a mezza coscia, invece la basculante, come potete vedere, arriva anche più in alto. L'altra cosa vi stavo dicendo, le pedane vibranti, molte voi mi chiedete, ho problemi delle fragilità capillare, la posso fare, non la posso fare? Ve lo devo dire assolutamente che mio consiglio è di cominciare pianissimo, ok, si può fare, ma facci caso che tu hai un impianto idrico vecchio, ok? Magari perché vivi in montagna, troppo freddo e cominci ad avere dei tubi che non sono nuovi. Che cosa succederebbe se tu aprissi all'improvviso una pressione straordinaria? Potrebbero creare delle fuoriuscite, giusto? Perché magari l'impianto non regge e comincia a avere qualche perdita destra e sinistra. Questo è come il vostro sistema circolatorio, ok? Così, se voi avete una fragilità capillare congenita o causata, non lo so, per l'uso della pillola, perché fumi sigaretta o quant'altro,
io ti devo suggerire di, se prendete lividi con troppa facilità, mio consiglio è di cominciare piano, perché le tue capillari possono essere educati lentamente come i vostri muscoli. Cioè non è che non lo fare la pedana vibrante, per carità, no, non è questa la risposta. Però proviamo di usare un pizzico di saggezza, perché anche se tu venissi da me e dici: guarda Gilly, io voglio fare la maratona di New York, non direi mai di uscirne fuori e fare 42 km tutti insieme. Direi: cominciamo con 5 km, poi facciamo lavoretti, poi 10 km, fino ad arrivare ai numeri più grandi. Ok, l'altro consiglio che do per le mie amiche che hanno problemi delle capillari, ok, sarebbe di utilizzare un integratore come il mio Leg Renew, che è base dei frutti di bosco rossi e neri, mirtillo, vite spinifera, quelle che vanno a potenziare la vitamina C, che vanno proprio a aiutare le pareti venose a potenziare, ok? E un altro integratore che potrebbe aiutarti le vene è la mia Skin Renew, che è collagene e acido ialuronico. Più collagene aiuta sempre le nostre vene. Altra cosa che aiuta le nostre vene a potenziarsi è il trampolino, ok? Così. Cioè, molte persone dicono: ah, non faccio niente perché ho questo problema, ma io non penso che quella è la soluzione. Noi possiamo in modo garbata andare a rieducare tutto il nostro corpo per vivere meglio più a lungo. Altri problemi: Jill, ho i protesi, ho protesi all'anca, protesi al ginocchio, ho problemi della schiena. Allora, il mio consiglio in questo caso sempre è di cominciare piano, ok, di sentire se c'è dolore o non dolore, di partire, gambe belle piegate o altrimenti seduti. Noi possiamo sempre stare con la pedana sotto i nostri piedi, noi seduti su una sedia, e ci alleniamo tranquillamente. Cioè, di nuovo, qui, se ti hanno messo una protesi all'anca, al ginocchio, immagino che hai fatto fisioterapia, immagino che comunque, cioè, non è che tu sei, anzi, sei più bionico, non meno bionico se c'è la protesi, ovvio. Dobbiamo farlo sempre con cautela, dobbiamo parlare con il nostro ortopedico, dobbiamo parlare con il nostro fisioterapista. Non, se tu hai una situazione particolare, non ti sto dicendo di prendere le redini in mano e fare tutto da solo senza il consiglio del tuo medico, assolutamente no. Ma non provare, secondo me, è anche sbagliato, perché l'inattività, solo, cioè non muovendoci, una cosa è sicura: le nostre muscoli cominciano a atrofizzare, cominciamo ad avere meno tono e più grasso. A quel punto graviamo molto di più sulle articolazioni, perché pesiamo di più, diventiamo più letargici, diventa più difficile spostare la massa, perché la cosa più bella dei muscoli è ti senti più leggero, non ti senti più pesante, ok? Perché il muscolo è quello che ti muova. Ok, così la cosa più bella che spero che state scoprendo su Now è che giorno dopo giorno, diventando più forti, ti senti più leggeri. Mi rendo conto, all'inizio potrebbe sembrare pesante, perché uno dice: cielo, e io mi devo allenare, non mi va. Dammi tempo, ok? Darti tempo, onestamente. Perché veramente almeno, se ti alleni tutti i giorni, anche 10 minuti al giorno, secondo me già 5 settimane ti sentirai un'altra persona. E poi se state guardando, detto fatto, con le mie amiche che si stanno allenando, chi ha perso 12 kg, chi ha perso 8 kg, tutti hanno parlato di energia, una rinata energia, una voglia di fare. E questa è la cosa del movimento, ecco perché sono una motivatrice, perché è talmente divertente di muoverti. Non capisco le persone che non lo vogliono fare, perché è una figata muoversi, ok? L'altra cosa del nostro pedale vibrante, ragazzi, è di fare con le scarpe, ok? Si può fare senza le scarpe, ma serve molto sollecitante per le vostre, sotto i vostri piedi, ok? Sentiresti probabilmente molto prurito. Fa male? No! Però è meglio farla con una scarpa, ok? Poi se volete fare in futuro senza le scarpe per riattivare il vostro microcircolo, ben venga. L'altra cosa è il microcircolo. Quanto è importante il microcircolo? Il microcircolo è la vitalità, porta ossigeno, porta l'acqua, porta vitamine, porta minerali, porta via detriti, ci passa, insomma, il sangue nella Bibbia è sacro, ok? Infatti
nella Bibbia è una delle cose più sacre nel nostro corpo, perché è vitalità in assoluto. Allora, quando muoviamo i liquidi nel corpo facciamo soltanto un benessere generale, la pedana vibrante aiuta a muovere i liquidi nel corpo, e così io ti dico di riattivare le vostre microcircole. Se sentite prurito è un segno che state riattivando il vostro microcircolo, è solo che è positivo, è solo che è una figata, è solo che dice sì, meno male che mi sto riattivando il mio microcircolo. Sto pensando anche magari per le persone che sono diabetici, ok? Il microcircolo è fondamentale. La nostra pedana vibrante anche da seduto ci permette di lavorare anche sul microcircolo periferico, ok? I piedi, possiamo poggiare le mani, possiamo anche lavorare sulle mani per aiutare. Proprio il microcircolo è fondamentale, così. Nostra pedana vibrante, gambe piegate, la possiamo fare da seduti. Cominciamo piano. Usiamo un integratore nel caso che abbiamo un problema delle nostre capillari. Se ci avete un protesi, sempre con piano, parlando prima con il vostro ortopedico, mai con la voce che vibra e con le viste che vibra, sempre piegati. E un po' questo è il mondo delle vibrazioni, ok? Potete tranquillamente adattare qualsiasi attrezzo ginico che ce l'avete, che è vibrante, perché nella mia carriera ho vendute tanti. Prendilo fuori, tirilo fuori, adattate il vostro allenamento sulla pedana che c'è sotto mano, ma rimanete qua su now.gcooper.it, perché cominceremo a fare glutei, interna coscia, brucia grassi, di faticamento, tutto su questa pedana, meraviglioso. Però ripeto, non necessita di avere proprio la Styletics. Se ce l'hai la pedana Evo, la Vibra Power o una pedana vibrante che non conosco, va più che bene. Non dovete cambiare la pedana, dovete soltanto cominciare a allenarti con me qua su Now. Ti aspetto alla prossima allenamento insieme. Condividete anche le vostre sensazioni sui social se ti piace, now.gilcooper.it, e vi aspetto con la prossima allenamento insieme, e passate una giornata fantastica, ok? Baci dalla Gia.